Amici followers, bentrovati in una nuova videoguida dedicata a Dragon's Dogma 2. Manca ormai pochissimo, così ho pensato di darvi un'infarinatura generale a proposito del loot, delle armi, di tutti gli oggetti che troverete in questo nuovo titolo targato Capcom. Ma cominciamo dunque. La prima cosa di cui parleremo sono i tipi di loot in Dragon's Dogma 2 e come vengono distribuiti. Nel gioco ci sono sia loot casuali che statici, il che significa che in certi luoghi troverete sempre un oggetto specifico, mentre alcuni nemici lasciano cadere loot casuale e altri hanno oggetti fissi. Inoltre ci sono mercanti nel gioco che offrono una varietà di oggetti acquistabili e talvolta il loro inventario si aggiornerà in base all'avanzamento nella storia. Quindi, in poche parole, il loot può essere sia casuale che statico e dipende dalle vostre preferenze e obiettivi nel gioco. La seconda cosa degna di nota riguarda le armi e l'armatura in Dragon's Dogma 2. Non sono tutte uguali. Ci sono armi e armature decisamente migliori di altre, a differenza per esempio di Dark Souls, dove ogni arma è valida e alcune sono bilanciate in modo diverso, in Dragon's Dogma 2 è più simile al sistema di Final Fantasy. Passerete dalla spada di legno, per esempio, alla spada di ferro, poi alla spada d'argento, infine, non so, alla spada d'oro. Man mano che procederete nel gioco troverete equipaggiamenti sempre migliori. Anche se ci sono alcuni equipaggiamenti simili tra loro con effetti diversi, ci sono decisamente quelli migliori rispetto ad altri. Quindi non vi attaccherete per forza di cose alla prima spada che troverete nel gioco, ma la sostituirete rapidamente con qualcosa di migliore. Inoltre, alcune armi hanno effetti status incorporati, come la capacità per esempio di incendiare i nemici con un attacco. Inoltre c'è anche da considerare il peso, poiché potrà influire sulla gestione della stamina. Quindi, oltre al danno, ci sono altri fattori da considerare, ma in generale opterete per l'arma che infligge il maggior numero di danni. Un'altra cosa importante da notare riguarda i tipi di armi delle vocazioni. Ogni vocazione ha a disposizione un tipo di arma unico, esclusivo per quella specifica vocazione. Questo significa che la scelta della vostra vocazione è strettamente legata alle armi che potrete utilizzare. Ad esempio, solo gli arcieri possono impugnare gli archi, mentre gli arcieri magici dispongono di un tipo di arco distinto e i ladri utilizzano esclusivamente i pugnali. Se state giocando come ladro, la vostra ricerca sarà concentrata sul migliorare i pugnali disponibili e questo influenzerà la vostra strategia di gioco. Allo stesso modo, se siete degli arcieri, sarete costantemente alla ricerca di archi migliori, poiché lo stile del gioco della vostra vocazione è strettamente legato all'arma che impiegate. Questo aspetto ricorda un po' il concetto di Monster Hunter, dove la vostra scelta di arma definisce il vostro stile di gioco. Tuttavia, in Dragon's Dogma 2 la vostra vocazione determina quale tipo di arma userete. Ci sono solo tre eccezioni a questa regola: il guerriero, che ha accesso a martelli e spade giganti, che sono gli unici per questa classe, il combattente, che impiega mazze e spade, anch'essi esclusivi per questa evocazione. Infine, il Warfarer ha la possibilità di utilizzare una combinazione di armi provenienti da diverse classi, costituendo così la terza eccezione. Una caratteristica che trovo particolarmente simile a Monster Hunter nel sistema di armi e armature di Dragon's Dogma è il modo in cui potrete potenziare il vostro equipaggiamento. Per migliorare le armi e le armature dovrete raccogliere materiali dai nemici nel gioco e poi recarvi dal fabbro per eseguire gli aggiornamenti. Questo non solo renderà l'equipaggiamento più resistente e potente, ma aggiungerà anche una componente di caccia e raccolta di materiali. È interessante notare che alcuni di questi materiali non sono drop fisse, ma possono essere ottenute solo tagliando la coda o rompendo parti specifiche del nemico. Inoltre, proprio come in Monster Hunter, ci sono diverse vie di potenziamento per le armi, che influenzano aspetti specifici come il danno fisico o magico, il peso dell'arma e così via. Quindi, oltre a decidere quale arma utilizzare, dovrete anche pianificare come potenziarla, il che aggiunge profondità e strategia al gioco. Altro aspetto importante riguarda le meccaniche dietro le armi, le armature e gli scudi nel gioco. Molte di queste meccaniche non vengono spiegate chiaramente e potreste scoprire che alcuni equipaggiamenti funzionano particolarmente bene senza capirne esattamente il motivo. Potreste, per esempio, notare una riduzione inferiore della stamina quando bloccate con uno scudo rispetto ad un altro, o che un'arma sembra infliggere più danni nonostante l'attacco sia simile ad un'altra. Queste sono solo alcune delle meccaniche nascoste nel gioco che richiedono sicuramente un po' di intuito e sperimentazione per essere comprese. Nel mondo di Dragon's Dogma 2 esistono anche vari tipi di danno. Alcune armi infliggono danni da impatto, mentre altre infliggono danni taglienti. Questi tipi di danni possono essere più o meno efficaci contro determinati nemici, a seconda delle loro resistenze.
Attaccare per esempio un orco con un'arma ad urto potrebbe risultare meno efficace di un'arma tagliente, mentre uno scheletro potrebbe essere più vulnerabile al danno da impatto che a quello tagliente. Inoltre, oltre ai danni da impatto e taglio, ci sono anche altri tipi di danni nel gioco, come il danno da ghiaccio o da fuoco. Questo significa che potrete trovare armi da mischia o archi che infliggono questi tipi di danno aggiuntivi, aggiungendo così ulteriore varietà e profondità alle vostre scelte tattiche durante il gioco. L'ultima cosa di cui parlare è che nel gioco ci sono due slot per gli anelli. Avevamo giusto menzionato l'anello nel video precedente, il che significa che potrete equipaggiare due anelli contemporaneamente. Potrete trovarli durante il gioco, sia acquistandoli o completando missioni, sconfiggendo nemici o saccheggiando forzieri. Quindi dovrete fare delle scelte difficili su quali anelli vorrete utilizzare nel gioco, considerando che ne avrete soltanto due a disposizione. Ragazzi, e questo è tutto per il video di oggi. Spero che il video vi sia stato in qualche modo d'aiuto per comprendere il sistema di lute e anche tutto il sistema degli oggetti che troverete in Dragon's Dogma 2. Manca davvero pochissimo, manca davvero poco alla release e sinceramente non vedo l'ora di metterci le mani. Noi ci vediamo alla prossima per parlare ancora di Dragon's Dogma 2. Ciao a tutti!